Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Power Coffee. Torniamo a parlare di SQL e torniamo a sfruttare il servizio SQL di BMI per analizzare proprio i programmi embedded SQL. L'home page dei servizi SQL di BMI, dove trovate l'elenco completo di tutto da tenere sempre a portata di mano. Oggi ci concentreremo su alcuni servizi. Programmi info e bound module info per reperire le informazioni sui programmi e sui moduli. E poi questi altri servizi per reperire le informazioni sulle istruzioni SQL contenute nei programmi. In particolare segnalo l'ultimo, parse statement, che fa l'analisi di un'istruzione SQL e mi dà l'elenco di tutti gli oggetti e nomi di colonna utilizzati nell'istruzione. Partiamo dall'esempio più semplice, quindi prendiamo il primo servizio, bound module info, filtrato per libreria e siccome voglio analizzare solo i programmi embedded SQL, filtro SQL statement count maggiore di 0. Il risultato è una serie di informazioni generali sul programma, a partire dalla data di compilazione, il sorgente di origine, la data del sorgente, informazioni di debug incapsulate nell'oggetto, la release minima a cui può essere eseguito, quante istruzioni SQL contiene e varie proprietà di compilazione SQL, controllo sincronia, convenzione, formato data, modalità di chiusura dei cursori e ritardo della preparazione di SQL dinamico. L'altro servizio, SysProgram Statement Stat, fornisce informazioni sulle istruzioni contenute nel programma. Quindi mi dà un elenco di tutte le istruzioni di ogni programma embedded SQL, la release minima a cui può essere eseguita ed eventualmente se ha dei prerequisiti specifici di DB2 o di servizi del DB2 vengono elencati, il testo completo dell'istruzione e, per esempio, in questo caso anche delle informazioni sul numero delle variabili host, sia il numero totale di variabili host utilizzate sia quelle usate per solo input. Per esempio, da questo servizio potrei facilmente estrarre l'elenco di tutte le dichiarazioni di cursori di programmi embedded SQL contenuti in una libreria. Oppure, combinando in un'istruzione un pochettino più elaborata, ottenere l'istruzione di declare di un cursore dinamico con la corrispondente istruzione prepare. Ci viene in aiuto per realizzare questa query CTE, le Common Table Expression, quindi with, prima tabella temporanea con solo le istruzioni di dichiarazione, seconda tabella temporanea tPrepare per filtrare solo le istruzioni prepare, e infine l'istruzione finale evidenziata in blu mette in join queste due tabelle temporanee per ottenere un risultato di questo tipo. Nome programma, la sua descrizione, il nome dell'istruzione, l'istruzione declare e l'istruzione prepare corrispondente. Se voglio entrare in maggior dettaglio sull'istruzione SQL, oltre ai servizi utilizzati finora, vado ad utilizzare parse statement. Quindi cosa faccio? Estraggo l'elenco dei programmi con la prima sottoquery PGM stat e le loro istruzioni SQL mettendo in join SysProgram stat con SysProgram statement stat. Questo elenco lo do in pasto alla funzione di tabella parse statement in modo da fargli analizzare ogni singola istruzione SQL. La prima tabella temporanea, tabstat, la vado a utilizzare per estrarre i nomi delle tabelle utilizzate, quindi filtro name type uguale a table. Invece di avere un elenco di record con tutte le tabelle utilizzate in ogni istruzione, siccome voglio come risultato finale una riga per ogni istruzione, uso la funzione listAgg che fa l'aggregazione di una serie di record in una lista.
concatenata in questo caso dal carattere virgola. Quindi ottengo un elenco di libreria concatenato il nome della tabella, ripetuto in sequenza uno di fianco all'altro, e gli chiedo di ordinare questa lista in base al campo name. La terza tabella temporanea col state costruita in maniera del tutto simile alla seconda, soltanto che filtrata con name type uguale column per avere l'elenco dei campi utilizzati nella mia istruzione. L'istruzione completa la trovate allegata al PDF nel file script di esempio, in modo che la potete eseguire comodamente e studiare con maggiore attenzione. Il risultato finale cosa sarà? L'istruzione PGM, la tabella temporanea PGM stat enjoin con tabstat e colstat per ottenere un record per ogni istruzione e nella colonna file l'elenco dei file utilizzati e nella colonna campi i campi utilizzati nella mia istruzione SQL. Inoltre ho informazioni sul tipo di istruzione, quindi se si tratta di una declare di un cursore, di una query, di un update, se la tabella è utilizzata con lo scopo di interrogazione oppure come target table, quindi è oggetto di un aggiornamento, di un inserimento di dati, di una delete. Quindi ho riepilogato in un colpo solo un'analisi di tutti i programmi embedded SQL contenuti in una certa libreria e so su quali oggetti di database vanno ad operare. Può essere anche comodo questo tipo di istruzione per cercare quali programmi manipolano un certo campo, quindi posso aggiungere una where, come nell'esempio qua commentato, columns like nome del campo che voglio andare a cercare. Quindi in pochissimo tempo riesco a estrarre l'elenco di tutti gli oggetti programma che con un'istruzione SQL, embedded SQL, vanno a toccare o a leggere il campo CL di RSO per esempio. Questi sono solo alcuni esempi che si possono ottenere per analizzare i programmi embedded SQL sfruttando i servizi SQL di BMI. Spero che siano utili in sé e siano di spunto per realizzare altre analisi simili. Una buona settimana e un arrivederci al prossimo Power Coffee.